è Andrea Scanzi contro Matteo Renzi. Andrea Scanzi contro Matteo Renzi. Andrea Scanzi è un potente giornalista del Fatto Quotidiano. E sul Fatto Quotidiano leggo un articolo di Andrea Scanzi, il quale dice che da Floris non ha vinto Matteo Renzi, ha vinto Floris, sapete, no? Perché Matteo Renzi si doveva incontrare con Luigi Di Maio, poi Luigi Di Maio ha motivato il suo ritiro e Matteo Renzi ci è andato da solo da Floris. E io, c'è stato un successo di audience. Però Andrea Scanzi dice che non ha vinto Matteo Renzi, ha vinto Floris, e Andrea Scanzi non vuole bene a Matteo Renzi, e purtroppo non si scappa, e quando si va a Palazzo Chigi, purtroppo quando si va a Palazzo Chigi si diventa antipatici. Sì, per cui prima si è diventato antipatico Silvio Berlusconi, prima ancora di Silvio Berlusconi c'era diventato antipatico Bettino Craxi, dopo Silvio Berlusconi si è diventato antipatico Matteo Renzi. Ora a Palazzo Chigi ci andrà Luigi Di Maio e ci diventerà antipatico Luigi Di Maio, perché quando uno va a Palazzo Chigi il popolo sovrano si comporta, il popolo sovrano italiano, ovunque così, si comporta come il popolo sovrano di Gerusalemme, il popolo sovrano di Israele, che urlò ai sacerdoti del Tempio relativamente a Gesù, e crucifige. È il destino di chi va a Palazzo Chigi, Andrea Scanzi. Se non c'è riuscito Gesù a piacere a tutti o a quasi tutti, e Gesù faceva la moltiplicazione dei panni e dei pesci, di certo non si possono riuscire a piacerci né a Bettino Craxi, né a Silvio Berlusconi, né a Matteo Renzi e neanche a Luigi Di Maio. Povero Luigi Di Maio, quale calvario dovrà subire quando sarà a Palazzo Chigi? Vero Andrea Scanzi? Va bene. Andrea Scanzi, io sono questo qua, caro, sai? Io sono un filosofo, un po' stoico e un po' cinico. A te, Andrea Scanzi, al Fatto Quotidiano, e a tutti voi, cari amici, tanti cari saluti da Serafino Massoni.